Buongiorno a tutti, svegliati Alessandria, oggi è sabato 23 maggio 2020. Abbiamo avuto un'altra chiamata questa mattina, professore, buongiorno. Buongiorno, abbiamo avuto una chiamata di una nostra cara amica Giorgia, della quale peraltro avevamo già letto e sentito le disavventure che lei vi racconterà direttamente. E c'è qualcosa di surreale nella vicenda, perché praticamente, ecco, queste sbarre qui non sono solo simboliche, ma sono reali. Lei è in gabbia, vi racconterà lei stessa il perché. Giorgia, cosa ti è successo? Dunque, racconta. Io i primi di marzo ho avuto dei problemi, sintomi leggeri, insomma ho perso il gusto, ho avuto la febbre un giorno solo, un po' di influenza. Allora la mia dottoressa mi ha richiesto comunque di fare il tampone per sicurezza, e qui si parlava di marzo. Ha fatto richiesta verso il 20 marzo, passa tutto aprile. Nel 20 tempo, marzo, siamo ben. Ecco, 20 marzo. Mi ha detto, guarda, mi aveva avvertito, guarda che ci vuole del tempo. Ok, io il 15-20 marzo mando un'email appunto all'ASL, perché telefonare era impossibile, e mi dicono, sì, abbiamo visto la richiesta, a giorni la chiameremo. Aspetto 20-22, sì, allora avevo un numero che ho trovato e telefono a questo centro Covid e mi dicono, sì, la chiameremo. Aspetto il primo maggio, mi sono stufata. Quindi dal 20 marzo al primo maggio. Esatto, mi dicevano che mi chiamavano. Allora, poi il primo maggio ero abbastanza alterata. E allora questo ragazzo centralino mi ha detto, guarda, le passo un medico. Questa dottoressa va nella mia piattaforma e vede che praticamente era bloccato, non mi avrebbero mai chiamato. Questa cosa, cioè la mia situazione. Quindi era un disguido burocratico. Okay. A quel punto allora mi dice, guarda, la devo mettere in quarantena, che tra l'altro io non sapevo che ti dovevano mettere in quarantena. Ma l'avevi già fatto dal 25. Ho capito, però dovevi ricevere un'email alla segnalazione. Di fatto l'avevi già fatto, okay. Dal 25 di... E niente, allora il 30 aprile ricevo questo foglio della quarantena. A quel punto lì mi arrabbio, telefono al piccolo, telefono a Radio Gold, insomma sì, cerco di fare già delle cose, e grazie anche a loro ho ottenuto il tampone il 6-7 maggio. Fatto il tampone. Fatti due tamponi, 6-7 maggio. È chiaro? Bene. Aspetto una decina di giorni, niente, nessuna risposta. L'altra settimana mi dicono che il tampone del 6 maggio era a tempo indeterminato. Cosa significa? Né positivo né negativo. Però loro tanto prendono la penna, ti mettono che è positivo. Ma tanto per fare qualcosa, perché c'è tutta Alessandria che è piazzata così. Allora io mi arrabbio ulteriormente, vado al tribunale, cioè vado nel senso, telefono al tribunale dei diritti del malato, e riesco ad avere il cellulare, telefono a questa signora in cui si occupa poi del mio caso, dopo aver scritto a tutti, ho scritto anche a Striscia la Notizia, cioè questo è giusto che... Noi siamo al livello di Striscia allora, la Notizia. Ieri mi telefonano che praticamente poi il primo lo dovevo rifare e l'ho rifatto il 19 maggio e non ci sono ancora i risultati. Allora mi hanno detto che quello del 7 è sparito, il 19, praticamente adesso mercoledì ne devo fare un altro. Allora io dico questa qui dell'AS, ma se il 7 c'è ancora, cercatelo, perché ne devo fare? Chiudetemi da questa cosa, perché io sono dal 18 marzo che io sono tra mezzo a queste sbarre. Quella della conseguenza è che tu sei praticamente in un carcere virtuale. Io sono in carcere, ma c'è tanta gente come me, lo so che c'è tanta gente, però non è più, io non tollero più questa cosa. Adesso c'è la signora del Tribunale dei diritti del malato che mi sta seguendo. Ma qui a un certo punto tu hai avuto anche un danno economico infatti, e lavorativo molto, molto grave. Mi sto rivolgendo un avvocato anche. Certo. Molto grave. Ecco, queste sono vicende che lasciano perplesso, anche perché si è fatta tanta polemica sulla vicenda, sulla sicurezza. Si è fatto anche giustamente elogi per l'impegno della sanità, ma in questo caso... Io voglio uscire da questo caso, in questo caso basta, io rifiuto
contento anche di farlo. Ho prenotato il mio test sierologico, se sarò libera a fine giugno, se sarò libera, perché io sino adesso non posso uscire, perché se esco mi arrestano. E sono 2 mesi e mezzo. Anche cioè, questa è perciò una... io adesso significa che non ho ancora il tampone del 19, quello del 7 è perso, devo rifarlo mercoledì, devo ancora aspettare e arriviamo a fine giugno. Cioè, che cosa devo fare? Boh. Cioè, non vi sembra un pochino kafkiana la situazione, un po' surreale? Così. Alessandra, è tutta piazzata così, perché mi hanno spiegato che qua avevano preso una macchina, io poi non lo so, lo dico come me l'hanno venduta, hanno preso una macchina per fare tamponi e non l'hanno mai usata. Li mandano a Brescia e ora che arrivano sono persi, non si sa più niente. Non puoi mettere su un foglio, ma sì, scriviamo che sia è positivo, tanto no. tanto per. Sì, perché loro si salvano le chiappe e mettono nei guai. Qui ci stanno prendendo per il culo, io sono destabilizzata in questo momento della mia vita, perché devo andare a lavorare, devo uscire, devo fare qualcosa e dal 18 marzo che io sono in casa. Boh, io rispetto le regole perché bisogna rispettarle. Va bene. Giorgia, noi denunciate questa cosa? No, noi volentieri, anzi siamo abbastanza siamo solidali con te e con le persone come te che si trovano in una situazione di quelle. Esortiamo a questo punto, prima che succeda qualcosa di serio e di irreparabile, a risolvere la situazione. La signora, se avete capito bene, se non avete capito ve lo rispiego, 2 mesi che è a casa, che non può lavorare, chi è che gli dà il sostentamento, chi gli porta il denaro che nel frattempo ha perso? Veramente, a questo punto chi potrebbe aiutarla, professore, questa persona? L'opinione pubblica, oppure deve andare a battere i pugni da qualche parte, ma è già andata, poi ha fatto di tutto, poi è rivolta a tutti. A questo punto bisogna divulgare al massimo questa situazione. La Giorgia l'ha già fatto, perché ho visto che sui media è andato più di una volta, però sembra che la situazione non si sblocchi. Ma chi è il direttore dell'ASL? Il direttore dell'ASL, sì. Che ancora hanno mandato un mucchio di mail, hanno detto trovatemi quello del 7, perché io devo rifare il tampone che io ne ho fatti 2, e quello del 7 dopo 20 giorni sarà perso, sicuramente sarà perso. Comincia a tempestare ogni giorno di mail. Allora, io telefono 5 volte al giorno. Sì, no, al telefono magari lascia il tempo che trovano, email. Lo faccio. E anche il tribunale dei malati. Infatti questa signora ieri mi ha detto che mi sta seguendo, grazie a lei comunque mi hanno telefonato, perché sennò se una persona non fa niente, sta a casa una vita, si dimenticano. Cioè questa cosa della sicurezza che dicono fate i tamponi, non fateli i tamponi, perché è una cagata pazzesca. Io dico qui in Alessandria, perché altrimenti non sono competenti, l'ASL di Alessandria sono veramente da fare schifo e io sono ovviamente arrabbiatissima. Va bene, allora mandatelo a Papa, a Conte, a tutti. Questo punto... dite che in Alessandria la situazione dell'ASL, la sanità... fa schifo, non sono stati in grado per prendere questa emergenza, assolutamente. Benissimo, a questo punto l'avete sentito dalla viva voce, come lei ci sono decine di persone, quasi metà Alessandra. La situazione è molto molto seria, quindi ASL, sveglia, arrivederci, ciao Giulia, ciao. Buongiorno, Giorgio. Grazie.